dagli incroci del Venere con altri risi bianchi sono stati ottenuti altri risi colorati con tutte le sfumature, dal viola nero al rosa e rosso. Un esempio è il riso Hermes, ha la forma del genitore col granello allungato, quindi un granello indica. Anche il rosso è un'antocianina, è un pigmento che è presente nella parte esterna del granello. Infatti anche questo riso non viene sbiancato completamente, ma rimane integrale, viene consumato come integrale. Ovviamente i tempi di cottura si dilatano un po', questo riso cuoce in 35 minuti nelle normali condizioni di cottura, ma contiene fibre, nutrienti, sali minerali, come nel Venere, quindi molto ricchi. Oltre a questo, sia Venere che Hermes hanno la caratteristica di essere risi aromatici, quindi uniamo oltre alla cromaticità anche una sensazione che era solo tipica di certi risi esotici come il basmati. Il bello di questi risi sta nelle sensazioni olfattive. Dunque, se io prendo un pacchetto di riso, in questo caso un riso sottovuoto, e lo porto al naso, sento un po' la caramella mou, sento un po' il caramello, sento questi profumi di pepe bianco molto, molto intenso. Certo che questi risi danno la possibilità ai cuochi di poter spaziare con la fantasia in alcuni piatti particolarmente intriganti che vanno al di là del solito risotto, delle solite cose che si fanno legate ovviamente alla tradizione. È bellissimo sentirli quando trasportano questi profumi ancora in pentola perché si va oltre, no? Io ad esempio solamente a distanza di pochi centimetri dalla pentola sento il tè, lui trasporta questi profumi un po' particolari con tutte le cose che ci siamo detti anche a crudo, dunque è bello anche giocarci, no? Sicuramente quando si entrano negli ambienti di una cucina con questi profumi di questi risi che vengono lavorati, ovviamente il profumo è definito, possiamo definirlo anzi, aromatico, dunque porta delle peculiarità tutte loro. Bello anche vedere l'acqua di bollitura, perché ovviamente qua l'amido tende a non uscire in modo particolarmente intenso, ma quello che esce fuori dal chicco sono i polifenoli, sono le materie coloranti che poi vanno a dare effettivamente la pigmentazione al grano. Proviamo a fare anche qua la nostra degustazione, dunque lo mettiamo nella nostra tazzina, lo portiamo al naso, molto molto interessante, ricorda tanto anche un po' la mineralità della sabbia, la sabbia calda, dunque sicuramente posso pensare che sia un po' sapido come riso, il tè che proprio è tanto, è molto intenso. Qualche profumo balsamico, un po' di rosmarino, un po' di menta, di timo, molto sottile ovviamente, non cerchiamo di enfatizzarla. E poi proviamo a assaggiarlo. Ovviamente ha una croccantezza molto diversa dei risi bolliti bianchi lavorati. È proprio leggermente spugnoso, tu lo mastichi e lui torna un pochettino indietro. Anche qua le stesse cose che ho sentito al naso, questa sua aromaticità, questo suo tè, molto molto bello. Sono sicuro che con un piatto che potrebbe essere di pesce, calamari, gamberi, inteso come companatico, come sostanza di base, potrebbe essere interessante. Molto bene.